E bentornati anche questa settimana qui da me, da Chicotto, nel Labotto. Ci spariamo un modulo per tenere gli avvitatori questa volta alla grande, con tanto di progetto PDF scaricabile. Sigla. Eccolo qua, e come potete vedere c'è il progetto PDF fatto a colori appositamente per essere il più riconoscibile possibile. Se lo volete scaricare, il link si trova qua sotto, sia qui dentro nell'ultima pagina che qui nella descrizione del video trovate un'email che è info@pdfprogetti. Qualora ci sia qualche dubbio, incertezza o quant'altro, potete scrivermi là che avrò premura di rispondervi il prima possibile. Ho creato un'email apposta per questo. Piccola premessa e poi ci diamo dentro. Anch'io seguirò il PDF, il progetto. Di conseguenza questo è come se fosse un video tutorial. Come vi ho voluto mostrare, questa è la prima pagina. La seconda già vi va a mostrare qualcosina a colori. I colori ci servono come riferimento per quel che riguarda, ho deciso di dividere tutti i pezzi che si monteranno. Successivamente abbiamo il materiale, verrà fatto tutto in multistrato da 18 mm, tranne il pannello del fondo che viene fatto in MDF da 10 mm. L'unica ferramenta che ci servirà al di fuori delle viti sono due piccole cerniere. Sapete che la mia politica è zero spreco, zero scarto. Questi sono dei pezzi di scarto che ho utilizzato per fare altre cose, sono tutti pannelli da 18 mm e l'MDF da 10 mm. Un pezzo di plexiglass a quanto rovinato, ma andrà benissimo per quello che dobbiamo fare. Seguendo le istruzioni mi vado a ritagliare tutti i pezzi. Inizio dai laterali. Adesso per rendere i lati perfettamente uguali, nastro biadesivo e si va di fresa a copiare. Continuiamo a tagliare, quindi adesso ci facciamo la zona mensola di stoccaggio. Nient'altro sono che un pezzo sopra, un pezzo sotto. La particolarità è che avrà dei corridoi dove scivolerà il plexiglass, quindi dovranno essere fatti direttamente col banco sega. Per comodità vi dico, fatevi prima i corridoi e poi, se potete, dividete la mensola. In questa maniera sapete perfettamente che sono perfettamente uguali quello sopra con quello sotto. Se non avete capito, guardate cosa sto dicendo. Da questo pezzo dovranno uscire le due mensolette, di conseguenza vado a tagliarmi prima di tutto la profondità. Teoricamente adesso andrebbe divisa, se non fosse che dobbiamo fare i binari per far scivolare il plexiglass. Per far questa cosa io la lascio unita, così sono sicuro che il binario che verrà da questo lato, quando verrà troncata, me lo ritroverò perfettamente sopra. Quello che andiamo a fare adesso è un taglio cieco. Taglio cieco in alcuni banchi sega non si può fare se non si rimuove il cuneo separatore. Dipende dall'altezza della vostra lama rispettivamente al cuneo. Io di qualche millimetro sono sopra, di conseguenza ce la posso fare. Adesso, partendo dall'esterno, inizierò a fare questi tagli ciechi e man mano che vorrò allargare il binario stringerò sempre di più la battuta. Perfetto, come avete visto scivola il plexiglass che è un amore. A questo punto io devo andare a tagliarmi la larghezza. Ho creato il progetto in maniera tale che i pezzi centrali abbiano tutti la stessa identica larghezza. Di conseguenza, presa la misura per uno, taglierò sia questo, sia la base dove si appoggeranno i trapani, sia praticamente la mensola sopra dove si appoggeranno i caricabatterie. In questa maniera, se per caso dovessimo sbagliare di qualche millimetro, logicamente sto parlando di pochi millimetri, logicamente l'errore verrà ripetuto su tutti e quattro i pezzi, di conseguenza non sarà più un errore, non si noterà neanche. Se dovessi tagliarli singolarmente uno dopo l'altro, potrei sbagliare 2 mm in meno da un lato, 2 mm in più dall'altro, fanno mezzo centimetro e lì la differenza si noterebbe.
perfetto, è arrivato il momento della mensola dove appoggeremo i caricabatterie. Prima la taglio a misura, poi successivamente da ambedue le parti taglierò a 45 gradi, sempre rispettando la misura. E siamo arrivati al momento relativamente più difficile o più complesso, cioè dobbiamo andare a tagliare la tavola dove appoggeremo i nostri trapani. Prima di tutto vado a tagliarmi la profondità, successivamente farò dei buchi e degli scassi per poter inserire i nostri trapani. Ho fatto sì che i trapani non si debbano inserire obbligatoriamente, cioè con la testa verso l'alto. Io personalmente preferisco inserirli con la batteria, così per capirci. In questa maniera non ho alcun tasto che va a contatto con la struttura per salvaguardare l'elettroutensile. Però in questo l'avevo fatto precedentemente, le batterie più grosse, tipo questa, non entra. In quello che sto facendo adesso, le batterie entrano. Ho fatto le misure belle abbondanti, quindi se dovesse essere che avete avvitatori o batterie di altre marche, entreranno sicuramente. Siamo quasi in dirittura d'arrivo, anche questo è fatto. Come avete visto, rispettivamente al progetto, qui ho aggiunto anche una fresata per accompagnare l'entrata del trapano, non è obbligatoria. Vedete, chi si guarda i video ha questo plus rispettivamente a chi si scarica solo il progetto. Allora, adesso con gli scarti degli scarti ci andiamo a ritagliare i vari pezzi che si devono mettere qui per creare i divisori per l'alloggio dei quattro trapani. Dobbiamo tagliarci il plexiglass per quello lì che scivolerà e che creerà la nostra zona di stoccaggio. Stoccaggio di batterie, stoccaggio di bit, stoccaggio di quello che preferite voi. Stoccaggio. Piccolo trucchetto nel momento del plexiglass: essendo che va incastrato dentro, dovete tenere qualche millimetro in più rispettivamente allo spazio. Dovreste tenere, per essere precisi, quanto avete creato lo scasso per far scivolare sia da un lato che dall'altro. Ipoteticamente parlando, giusto per capirci, se questo è grande 10 cm, se sopra avete lasciato uno scasso di 1 cm, dovrete lasciare 12 cm, perché 1 cm sopra e 1 cm sotto. Io qui ve ne aggiungo ancora uno, perché ci possiamo fidare della precisione dei nostri strumenti, ci possiamo fidare di noi, ma siamo esseri umani e sbagliamo. Aggiungete qualche millimetro in più, perché togliere è possibile, aggiungere non di sicuro, quindi meglio aggiungere e fare un secondo taglio successivamente, perché poi, se no, il pezzo diventa da buttare. I pezzi adesso ce li abbiamo tutti, possiamo passare a scartavetrare. Inizierò con una 80, passerò a una 120, volendo si potrebbe andare oltre. Io personalmente credo che con una 120, grana 120, mi troverò bene alla fin fine. È un prodotto che voglio lasciare qui in laboratorio. Perfetto, adesso abbiamo tutti i pezzi, ci andiamo a unire qualche pezzo, ma giusto qualcuno, per poter fare una prova a secco. Ci andremo a unire rispettivamente la parte dove si appoggeranno i trapani con i suoi tre divisori. Se tutto va bene, possiamo andare a utilizzare colla e viti. Qualora qualcosa dovesse essere andato storto, siamo ancora sulla prova a secco e possiamo rettificare e sistemare.
Perfetto, sembra vada bene e che funzioni tutto. A questo punto possiamo andare a procedere con le viti e soprattutto con la colla. Quindi andremo anche a smontare quello che precedentemente avevamo montato e io andrò a mettere la colla e successivamente rimetterò le viti. Per concludere, qui sopra, dove ci sono questi, si attaccherà al fondo. Questo con la parte dove si appoggeranno i caricabatterie, andrò a mettere le due cernierine, una rispettivamente di qua e una di qua. Ah, non so se si è notato, però casomai lo ripeto come consiglio: montatelo dal basso verso l'alto. Perché se iniziamo dal basso, prima mettiamo questo, successivamente viene la prima mensola e sulla prima mensola a scendere possiamo mettere delle viti. Mettiamo i due pannelli di plexiglass, mettiamo l'altra mensolina sopra e così via salendo e dicendo. Praticamente non dovremo fare fuori a tasca o robe strane, quindi abbastanza basic. A proposito delle viti, se volete, potete successivamente andarle a ricoprire con dello stucco per legno, se proprio vi dà fastidio la vista, soprattutto di quelle interne, o al posto dello stucco per legno, perché a noi ci piace sempre risparmiare da tutte le polveri che abbiamo creato un po' di vinavil e creiamo noi il nostro stucco per legno perfettamente dello stesso colore, poi d'altra parte del legno stesso che abbiamo utilizzato. L'abbiamo finito perlomeno la parte di costruzione, adesso tocca fare la rifinitura finale, quindi vado a levigarlo con una grana 120 con la scusa praticamente vado a togliere i residui di colla come per esempio questi qui sul fianco, tolgo i segni che ho fatto con la matita per andare a prendere le misure precise per inserire le viti, trattamento finale all'olio di lino cotto puro, successivamente andrò a applicare qui sopra i caricabatterie con la possibilità fatto apposta di mettere i caricabatterie in vista, i fili scompariranno qui dietro, qui sotto, e qui si ritroverà la ciabatta nascosta e praticamente l'unica cosa che si vedrà è un filino che esce fuori da qua, che sarà il filo della ciabatta che si andrà a collegare all'impianto. E come avete visto è perfettamente funzionante e volendo anche un po' polivalente perché determinati attrezzi con un seghetto alternativo con la lama tutta fuori volendo ci entra anche. Ma per avere quello specifico sui multi attrezzi
Lo farò prossimamente, anzi scrivetemi nei commenti se volete che io lo faccia, che sarebbe praticamente simile a quello precedente che avevo. Come potete vedere ho creato questo scomparto a scorrimento in maniera tale che le polveri non entrino e si possono salvaguardare le batterie o casomai anche bit, inserti, punte, quello che preferiamo inserire. Bene signori, il PDF è qui sotto, ve lo potete scaricare e supportate il canale in questa maniera. Quindi vi raccomando, non mancate ogni sabato perché ormai sto pubblicando ogni sabato. Faremo uscire nel prossimo video dagli scarti di questo, che erano gli scarti di altro, un posacenere, sfruttando proprio la texture del multistrato. Non mi resta nient'altro da dire. Detto questo, ho detto tutto. Da Chicotto è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Non mancare. Ciao!